Adesso, collegata all'acqua, che apparentemente sembra che non ci sia un collegamento, c'è la spazzatura, perché in realtà c'è un forte collegamento. E ascoltatemi, perché in questi giorni se ne parla, ma sottovoce, ma se ne parlerà sempre di più, perché forse tutti non sanno, col 2011, quindi tra un anno di fatto, quello che è già successo per gli acquedotti, cioè che sono stati tolti a tutti i comuni e affidati a un ambito territoriale, a un'azienda unica, accadrà per la raccolta dei rifiuti. Mi seguite? Quindi non ci sarà più il comune X che ha appaltato a una società o che provvede, no, tutta la spazzatura dove andrà a finire? Se ne occupa un ambito territoriale, magari un ambito provinciale, come è successo con l'acqua, ma soprattutto con questo sistema non si arriverà forse, come con l'acqua, ad avere una tariffa unica e quindi a essere, dopo che siamo stati fregati con l'acqua, saremo fregati, perché questo vuol dire sempre aumento, mai una riduzione, perché la tariffa unica è la più alta praticata nel territorio che viene applicata a tutti. Quindi se un comune si salva perché aveva già la tariffa più alta, tutti gli altri, siamo 67 nella provincia di Genova, correremo il rischio di pagare quella tariffa già pagata dal comune che spende di più. Quindi bisogna stare attenti, bisogna muoversi, perché con l'acqua non ce ne siamo accorti, in pochi sono stati attenti al problema, e quando poi ci siamo accorti che c'era questo problema, i giochi erano stati fatti e, come si suol dire, noi eravamo stati giocati, eravamo stati fregati. Adesso cerchiamo di non farci fregare anche con la spazzatura, cerchino poi i comuni di stare attenti, di far sentire le loro voci. Qualcuno propone di fare dei subambiti, cioè non un unico, ma tanti piccoli. Però il vero problema nostro qual è? È quello che manca il famoso termovalorizzatore. Adesso, la Liguria è l'unica regione in Italia che è ancora priva di questo termovalorizzatore. Forse molti di voi si ricorderanno, ma per quanti anni abbiamo speso miliardi di lire in progetti, in piani, in discorsi, ma soprattutto in progetti per costruire qua nel nostro territorio o leggermente verso Spezia il famoso termovalorizzatore? Ma vi ricordate quanti miliardi sono stati spesi? Me ne ricordo uno che doveva essere costruito da Sestri Levante, non so se era ancora nel comune di Sestri Levante o già nella provincia di Spezia. Dopo anni, miliardi, miliardi di spese, un bel giorno qualcuno disse: scusate, ma vi siete resi conto che il progetto è stato fatto dentro un parco e quindi non si può, la legge vieta che vengano dentro i parchi fatti dei termovalorizzatori? E quindi dopo anni di spese nessuno si era reso conto di quel piccolo, chiamiamolo così, particolare, e si è preso atto che erano stati buttati, che qualcuno si era intascato chissà quanti soldi, magari chi se l'è intascati sapeva che intanto non si sarebbe fatto nulla. Tanti politici in buona fede, in mala fede, chi lo sa. Adesso bisogna tornare sull'argomento, sfatiamo certi discorsi. Queste attrezzature sono sicure, sono valide, ormai ce ne in Italia sono perfette, e soprattutto bisogna uscire dalla logica che la spazzatura rappresenti un costo, una spesa. I rifiuti rappresentano una risorsa, perché nei territori dove si utilizzano i rifiuti si trasformano, si crea dell'acqua calda, dell'energia elettrica, cioè i cittadini ne hanno un beneficio economico fortissimo. È denaro la spazzatura, non è una spesa,
È una risorsa, sapendola utilizzare si trasforma, non è una cosa negativa, soprattutto oggi che la tecnologia ci mette il cuore in pace, siamo tranquilli, non veniamo inquinati, le scorie sono minime, i filtri, certo che deve essere tutto a norma, controllato e via dicendo. Certo che bisognerà fare anche una grande raccolta differenziata, questa è la prima cosa, di modo che solo una piccolissima parte poi dovrà essere termovalorizzata. Ma se con la raccolta differenziata, che rappresenta, dovrebbe rappresentare anche lì una risorsa, con i termovalorizzatori si ha un altro ritorno di denaro tramite acqua, caldo, energia, ecco che abbiamo risolto positivamente come in tante località italiane, perché non sto parlando del famoso Monte Carlo che al centro a Monaco c'è il bruciatore, diciamo, della spazzatura, lasciamo stare Monaco, ma guardiamo quante località anche in Toscana, in Emilia, in Lombardia hanno dei guadagni fortissimi dalla spazzatura. Ecco, quindi bisognerà rapidamente svegliarsi, anche se no, perché con questi ambiti ATO per la spazzatura il destino è già segnato. Fregatura come per l'acqua sarà anche per la spazzatura.